Buongiorno, sono San Paolo Tomassone, volevo un attimino intrattenervi sull'argomento Slash, anche perché tra tutte le signature è sicuramente quella che raccoglie il maggiore entusiasmo. L'abbiamo visto nel corso degli ultimi anni con una produzione di limited edition a cui è sempre stata accompagnata la versione custom shop Slash Piezo, che invece viene prodotta in maniera continuativa. Anche in questo caso bisogna fare un po' il punto della situazione, perché dalle domande che mi arrivano telefonicamente o via mail noto che c'è notevole confusione sull'argomento. Per cui, produzioni 2008 suddivise in due periodi, ottobre 2008 e aprile 2008, hanno segnato la comparsa sul mercato di due prodotti in versione limitata. Sono stati numeri limitati sia per la produzione Epiphone che per la produzione Gibson, in base alla divisione di realizzazione. È ovvio che i numeri maggiori sono stati fatti per Epiphone e numeri decisamente inferiori per quanto riguarda le custom shop. Questi prodotti, in quanto limited edition, sono scomparsi nel giro di pochi giorni dalla loro presentazione. Nel contempo è stata sempre prodotta, anche se in numeri esigui in quanto produzione custom shop, una versione col piezo, che comunque tuttora si può trovare nel punto vendita e si può provare in maniera continuativa. Quest'anno una sorpresa celata da un notevole mistero, perché per tanto tempo questa notizia era stata data per falsa, poi la realtà invece si è dimostrata il contrario. È uscita l'Appetite for Destruction 2010 in versione divisione USA. Stigmatizzo il concetto della divisione perché sono prodotti veramente diversi, tant'è che per il passato abbiamo avuto una possibilità di vendere questi prodotti a prezzi completamente differenziati, pur trattando più o meno lo stesso oggetto, e quest'anno si ripresenta la stessa situazione con questa nuova versione, attualmente uscita in versione divisione USA, e in giugno invece uscirà, giugno-luglio, adesso la data non è ancora stabilita, uscirà la versione custom shop. Dei 600 pezzi, se non ricordo male, prodotti nel mondo, 6 pezzi sono stati consegnati al nostro punto vendita, tutti già venduti prima ancora della presentazione, come ormai abitudine per quando si parla di questo tipo di chitarra, Slash in particolare. E la chitarra è quella che vedete qua sulla mia sinistra, è il rifacimento della versione che è stata realizzata per il chitarrista durante quel tour, e però ovviamente viene realizzata in maniera assolutamente nuova, intonsa, lucida, quindi uno non compra una chitarra lavorata, come suol dirsi. Vedremo cosa faranno per il custom shop, perché se tanto mi dà tanto, se il passato, e quindi abbiamo un altro esempio, ce lo dimostra, forse il custom shop, grazie alla capacità dei maestri luthai che lavorano in quella divisione, ci farà invece arrivare un prodotto completamente diverso e forse che passa ai giorni nostri con i segni del tempo, non certamente vergine come quella che troviamo qua. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, beh, diciamo che il fulcro della produzione sta nell'utilizzo del Duncan Alnico, che nella versione in produzione continuativa, voglio ricordare, è accompagnato dal piezo, quindi una delle poche chitarre Gibson, attualmente l'unica in produzione continuativa, a parte qualche limited run, che monta il piezo in una Les Paul. E poi vabbè, nel caso di quella che abbiamo sotto mano, una tavola in acero figured strepitosa, accompagnata da un mogano che non è il mogano pieno molto ovviamente della produzione custom shop, ma mogano con qualche alleggerimento, manico 60 slim taper, ma teoricamente le caratteristiche del prodotto degli anni 80 a cui la Gibson si ispira quando realizza queste signature. La cosa che comunque è inutile nascondere rende accattivante questo prodotto è il fatto che sia una Slash, quindi che abbia i loghi, la custodia con il logo, tutti quei riconoscimenti estetico-tecnici che vedo in maniera quasi naturale, fanno sognare il chitarrista, perché ripeto, è la signature in assoluto più gettonata e più ambita di tutte quelle che nel corso degli anni Gibson mette in produzione. Per cui per il momento queste potete solamente vederle. Questa è una Agent Sign che noi teniamo nel nostro private stock, che si rifà alla versione uscita il 1 aprile del 2008. Questo è il modello di punta, fatto in 100 esemplari. Le altre versioni ovviamente sono state vendute.
questa versione, l'Appetite for Destruction 2010, tutte quelle arrivate erano già prenotate, queste sono da consegnare a cliente. Adesso aspettiamo la nuova Custom Shop per vedere che successo commerciale potrà avere, ma se, ripeto, se i numeri del passato mi verranno riproposti anche quest'anno, saranno numeri da spavento. Per cui niente, vi aspettiamo eventualmente per una prova di questa in attesa della nuova 2010. Saluti!